Attenzione, notizia super! Torniamo a parlare dell'ordinanza del 28 aprile 2023 del Ministero della Salute, del ministro Schillaci, che parlava di tamponi e mascherine nelle strutture sanitarie. Non parlo di obbligo e adesso vedremo perché. Quest'ordinanza è stata ripresa nella circolare dell'8 settembre del Ministero della Salute e il 29 dicembre 2023 è stata prorogata fino al 30 giugno 2024, come la sospensione delle multe. Ok? Perché ne parliamo? Perché ci siamo persi una cosa importantissima! Ali, Avvocati Liberi, nel proprio sito ha pubblicato questo. In evidenza, Avvocati Liberi, United Lawyers for Freedom. Avvocati Uniti per la Libertà. Roma, 13 gennaio 2024. L'Associazione Avvocati Liberi, parte ricorrente nel giudizio 9326 del 23, pendente innanzi al TAR Lazio, contro l'ordinanza del Ministero della Salute del 28 marzo 2023, ma attenzione è un refuso, 28 aprile 2023, e della circolare dell'8 settembre 2023, la 27648, rende noto che lo stesso Ministero, difendendosi davanti al giudice, ha ribadito e confessato che le misure dei tamponi sono solo raccomandazioni che non prescrivono alcun obbligo al riguardo. Noi l'abbiamo sempre detto, quel mentecatto di Mimar ve l'ha sempre detto, ma non conta nulla quando lo dice il ministero, cioè colui che ha emanato l'ordinanza. Allora sì che ha valore, sono raccomandazioni, non c'è nessun obbligo. Avete capito, direttori sanitari, che continuate a chiedere tamponi e mascherine? Sono raccomandazioni e quindi io ad una raccomandazione posso tranquillamente dire no, senza che mi accada nulla. Ma leggiamo cosa ha scritto l'Avvocatura di Stato, l'avvocato di Robertino e poi del ministro Schillaci. In secondo luogo, occorre ribadire che sia con l'ordinanza del 28 aprile 2023 che con la successiva circolare dell'8 settembre 2023, avuto riguardo all'esecuzione di test diagnostici, vengono fornite solo delle indicazioni operative sotto forma di raccomandazioni. Ripetete con me, raccomandazioni, senza che venga rescritto alcun obbligo a riguardo. Ma ascoltiamo ora il commento dell'avvocato Vecchio. Buongiorno, l'Associazione Avvocati Liberi, che ha in corso un giudizio davanti al TAR Lazio contro le ben note ordinanze del Ministero della Salute sull'obbligo dei tamponi e mascherine nelle RSA e nelle strutture sanitarie, pubblica uno stralcio della difesa dell'Avvocatura dello Stato. In questa difesa viene scritto quello che io e tanti altri sosteniamo ormai forse da più di un anno, e che cioè quelle ordinanze contengono semplici raccomandazioni e non obblighi. La domanda che potreste farvi è perché lo fa. Sapete qual è la mia ipotesi? Per evitare l'annullamento di quelle ordinanze per il fatto che non contengono obblighi. Vedete quanto è importante l'informazione? Se non ve lo diciamo noi, chi ve lo dice? Grazie. Avete capito? L'Avvocatura di Stato ha scritto che sono solo raccomandazioni perché così non possono essere annullate, visto che non contengono l'obbligo e l'obbligo non potrebbe esistere. Eh? E quindi ora mi rivolgo ai direttori sanitari. Basta fare tamponi e basta chiedere di indossare la mascherina. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.